Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di World of Tanks. Qui siamo i gemelli Igor con un altro nostro amico nel plotone. Allora, siamo in una semplice battaglia in un server, non so di che nazionalità siano questi qua che parlino. Comunque è una semplice battaglia in cui dovremmo andare a catturare la base del nemico, però facendo molta attenzione. Ma chi è che... Ma si è C'è? suicidato? Sì, si è suicidato poverino perché te hai preso un carro molto grande. Ma... Wow. Vabbè. Allora, in questo video non parleremo di qualcosa di pianificato, anzi... Parliamo Perfetto, insomma un po' della battaglia e di cosa ci tira. Allora, noto che lo scorso video su World of Tanks è stato discretamente apprezzato e ciò mi fa anche piacere. Quindi, insomma, tanto io ci gioco di frequente a questo gioco e per me, insomma, è anche bello poter fare una registrazione, o no? ma anche per me è molto bello perché io spero di attirare più gente verso questo gioco perché ci sono pochi italiani che ci giocano. Sì, vero, vero. Allora, attualmente sto Oddio. usando un carro tedesco, un Panzer VK3001 della serie H, e di sesto livello. È un corazzato pesante. Ah, è pesante. Sì, è un corazzato pesante. Ah, veramente? Non lo sapevo. Sì, di sesto livello, però è tutto pesante. C'è addirittura il distintivo. Porco miseria! Merda, però mi sa che questo qua mi farà il culo. Sì, perché sei ancora in stock. Ovviamente si intende dire che il carro non è ancora completo, madonna. Via, 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 via. No, ma dai, ma perché tutti mi vogliono uccidere? Non è giusto, sono il più piccolo. Aia, merda. Ma vai giù, cazzarola. Ecco. Eh già, Vabbè, il positivo è che almeno c'è la copertura. No, molti health point li sto perdendo. porca miseria, io non voglio Aspetta, morire. però ce n'è uno col 6%. Ah, l'hanno ammazzato. No, 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 no! Guarda che si vede. Aspetta che Oh no, provo ora ci a sono sicuro. infliggere qualche danno. No, porca miseria! Vaffanculo. Ma ti togli. Guarda. Oh merda, questo qua l'hanno ammazzato, meglio andarsela non a gambe, ma a cingoli. Sì, ma in salita non è che sia veloce, questo carro. Allora, non hai sbloccato ancora l'ultimo motore. Ecco, È ancora stock, non hai capito? Cioè, proprio terra terra. sono morto. Ecco, ora siamo sotto terra. Che dice, andiamo a farci un'altra battaglia? Sì, è ovvio. Allora, Poi, no, vogliamo bisogna... parlarvi un attimo dei veicoli premium in questa parte. Allora, qua come vedete io ho due veicoli premium, un LTP sovietico che mi è stato regalato l'altro giorno praticamente a tutti per l'anniversario di Wargaming.net, quindicesimo anniversario. E poi questo carro armato tedesco, questo Panzer T25, che mi sono comprato io. Mi è costato 1500 gold, ovvero 6 euro, e quindi siccome dati i benefici, adesso ci faccio tasto destro qua, e qua vedete i benefici dei veicoli premium, però ne parleremo mentre facciamo la battaglia. Oh Premium, premium, premium! mio, Ti più sei bello del realizzato! tuo! Ti sei realizzato! Come? Il mio è più bello del tuo! Sì, il mio è più bello del tuo! Il mio è più bello del tuo! Intanto aspettiamo che tutti siano pronti nel plotone. Ok. Vediamo un po'. Tu prendi questo, io prenderò. Che bello, posso prendere questo? Wow, c'ho l'equipaggio del Panzer Premium già al 100%. Sì, perché te lo ha portato il sottoscritto. Ah, ecco. Però la sorpresa è un'altra, poi vedrai. Per fare una bella sorpresa. Cioè,
ci vuole il Panzer con la sorpresa. Ok, eccoci in questa battaglia e come già detto prima parleremo dei benefici dei veicoli premium. Allora, sì, t'ho sentito. Allora, il veicolo che sto utilizzando è lo stesso identico a prima, stesso identico di prima. Solo che avrei preferito prendere l'altro Panzer Premium. Vabbè, comunque, Igor, comincio a parlare un po' te. Allora, cosa vuoi che racconti? Insomma, in che cosa consiste il premium dei Sword of Tanks, che benefici può comportare? Allora, inizio subito. Innanzitutto, qui il premium non è come dice Zeb, che tu Il mio più sciocchi. bello è tuo. Sì, non è come dice Zeb, che senza comprare il premium tu non puoi vincere. Cioè, questa proprio non è neanche nella politica di Wargaming Net, che produce questo gioco bellissimo. Quindi posso dirvi che anche se usate dei veicoli non premium, potete sempre vincere. L'unica differenza tra un veicolo non premium e uno premium è quando tu ad esempio alleni il tuo equipaggio che si allena più velocemente con il veicolo premium, quando tu ad esempio vuoi raccogliere più silver lo fai più velocemente con il veicolo premium. Sono solo questi i vantaggi. L'ultimo vantaggio che mi stavo dimenticando di dire è che quando tu prendi l'equipaggio del veicolo premium, lo trasferisci su un altro carro senza nessuna penalità, senza il riaddestramento. Quindi sono solo questi i benefici, tutto qui. Sì, esatto, quindi come diciamo, parliamo un po' dei carri in sé, premium. Allora, i carri premium sono acquistabili tramite le monete d'oro, i gold, le quali possono essere acquistate tramite carta di credito o ricarica da cellulare. Il carro che volevo utilizzare prima, di quinto livello, mi è costato solo 1500 gold, ovvero proprio 6 euro, che è veramente poco, insomma. 6 euro tramite carta di credito ho deciso di farlo. Cazzo, però qua, merda, porca puttana, sono già morto io. Ah, via. Io mi posso dal dirmi un po'. Allora, come ha già detto prima Igor, i carri premium tuttavia non possono evolversi, non possono svilupparsi come invece possono fare i carri normali. E quindi significa che se noi compriamo un carro premium, utilizzeremo sempre quello per tutto, insomma, è Per tutto il com'era. gioco, insomma, in Igor, parole. guardami, Igor, guardami. Sì, sono. Merda. Non ti ho visto perché ero già nell'altro l'angolo. Comunque, dicevo, ragazzi, voi per comprare un veicolo premium potete utilizzare qualsiasi tipo di pagamento, sapendo che appunto il veicolo premium non comporta nessun vantaggio a parte quelli che ho già nominato prima, Sì, voi. ovvero esperienza. No, penso sì. Non li ripetiamo un'altra volta perché penso, almeno spero che li abbiano sentiti. Comunque, la cosa concreta è che se voi ad esempio non avete molto tempo, no? E vi volete raccogliere molti silver, oppure volete allenare in fretta il vostro equipaggio, allora proprio in quel caso, se volete ovviamente, vi comprate un veicolo premium. Altrimenti non ha scopo comprarlo tanto, tanto perché. Perché il veicolo premium porta solo queste utilità. Tutto qui. Io ad esempio tra poco, appena avrò risolto dei problemi con la carta digitale, per il pagamento tramite internet, penso che mi comprerò un carro sovietico premium, giusto per poter raccogliere più velocemente i silver e per poter allenare tutti i miei equipaggi sempre sul carro sovietico, in tal modo da trasferirlo già tutto allenato con le skill senza nessuna penalità. Bene, Sì, questo è proprio che. insomma, diciamo che lo scopo del premium è questo, non è come alcuni dicono che chi ha il premium diventa il Cristo, perché non comporta appunto nessun beneficio di potenza. Beh, per quanto riguarda i premium, possiamo anche finire qui. Va bene, dunque finiamo il video.
Va bene. Allora, niente, vi diamo appuntamento con un prossimo video di World of Tanks. Ciao.